L'acqua fa bene alla salute e anche alla pelle. È idratante, amore. Ci vuole l'acqua per aprire i pori della pelle e farla respirare. Buongiorno. Buon salve, ma anche tu. Buon Buon salve e salve, benvenuti benvenuti in in questo questo nuovo nuovo video. video. Cos'è questa vociona È la oggi? voce della Buon mattina. salve! Sì, la voce della mattina, perché insomma si è appena svegliato e appunto l'ho tirato fuori dal letto presto oggi per registrare questo bellissimo video. Comunque oggi è sabato 13 marzo ed è anche il nostro mesiversario. Sì, è vero. 8 mesi? 8 mesi insieme. Esatto, 8 mesi che ti sopporto, cioè datemi un premio, datemi una coppa. No, comunque ho preso un regalino molto carino per Lilma e per me, ovvero un Ah. pigiamone da Stitch per me rosa, per lui blu. Grazie, si vede quanto apprezzi No, i regali. ma io apprezzo, è bellissimo, ce lo metterò tutti i giorni. Ecco! È un po' piccolino, È un po' eh. piccolino, un po' stretto, sembra tipo un involtino di Sì, primavera. Il mio infatti. invece è super comodo, super largo, un po' così, bello, mi piace. Oddio, le orecchie si alzano, guarda! No, si affloscia. Vabbè, comunque volevo flexarvi il nostro bellissimo pigiamino coordinato perché ne vado molto fiera. Ma dobbiamo fare il video così? Io No, dai, perché sennò sono mi tutto diventa stretto. un insaccato, quindi torniamo normali. Eccoci tornati nei nostri outfit naturali. Tra l'altro, questa felpa, indovinate un po', l'ho rubata A al me. buon Ilma, perché ovviamente ogni volta che vengo da lui prendo cose dal suo armadio, soprattutto le felpone che sono belle, calde, larghe, adoro. Comunque, noi stiamo parlando di pigiami, felpe, tutto di più. Ma siamo qui per un altro motivo. Esatto, che video faremo oggi? Illustracelo, vai, ti lascio la parola. Linea allo studio. Guarderemo qualche mio vecchio video tratto da cose che ho fatto in passato. Esatto, perché dovete sapere che ogni TikTok che posto con Jody, i commenti sono: ma lui è quello di Maggie Bianca? Ma lui ha fatto Alex & Co? Oddio, ma lui fa Ready Music? Insomma, tutti i commenti sono così e io ogni volta rispondo: sì, è lui, sì, è lui, sì, è lui. Però effettivamente non ho mai visto Maggie Bianca, non ho mai visto Alex & Co. E sono curiosa, sarei curiosa insomma di vedere qualche scena. Perciò oggi faremo la reaction insieme. Tra l'altro, prima di iniziare, fateci sapere se voi avete mai visto Maggie Bianca o comunque una serie in cui ha recitato il mio buon attore qui presente. Ciao, sono Stai io. recitando anche la nostra relazione? No. È tutta una finta? No. Quanto ti hanno pagato? Sei di Hollywood? Sei No. venuto apposta per truffare il mio cuore? No. Ok. Prima di iniziare vi ricordiamo di seguirci su Instagram, se ancora non lo fate vi lascio qui i nomi. E niente, iniziamo subitissimo con il video. Ciao a tutti, ho 18 anni e non sono ancora capace a farmi due linee di eyeliner uguali, porca vacca. Iniziamo subito commentando Alex & Co, che è una serie che è uscita nel 2015-2016 di 3 stagioni. Però tu non l'hai vista. Non l'ho vista, non l'ho Però sai chi vista. sono loro? Allora, aspetta, riconosco Ma... sicuro la Gaggero, era Ok. piccolina un Sì. sacco, la Vendramin, Ok. poi quello in mezzo è Cecchi qualcosa, Leonardo. ok, Nan Saul, Saul Nanni, Saul Nanni, Saul, sì. E vabbè, non so pronunciarla, quella a e destra? questo non lo so se... Federico Russo. Federico Tanto saluto Russo. tutti quanti perché Ciao a tutti, ovviamente ciao a sono... tutti. E Jody ha fatto il presentatore del talent show della seconda stagione e quindi adesso andremo a vedere tutto quanto. Sono molto curiosa. Yeah! Qua non ci sono Sembra adesso. Tommy Cassi! No, dai. Sì, un po' sì! Praticamente all'inizio della seconda stagione Alex si deve trasferire in America e è preso male perché deve dire ai suoi amici. Però poi si va nella villa di Linda, che è la cattiva, che è con Ok. le sue due ancelle, che sono Rebecca e Samantha. Ah, addirittura col maggiordomo, cioè, beh, qua siamo avanti. Adesso però nella televisione sta arrivando un momento clou. L'evento musicale dell'anno sta per Che capelli cominciare. avevi? The Talent! Spazzolina! The Talent può cambiare. Per partecipare servono Sei un bravo a fare talento e pubblicità. una... Loro cambiano canale perché fai No, cagare. stanno alzando il volume. Ah. Ma per fare la cantante non bisogna saper cantare. C'è l'autotune! Sì, anch'io mi sento una stella. Sì, una stella cadente.
Perché sei cringiato? Voi? Ma vabbè. Ah, quindi hanno partecipato tutti al talent? Cioè, vogliono iscriversi. Stanno andando ad iscriversi. A tutti, così, tutti? No, a tutti, sono un gruppo, gli Alex & Co. Sono un gruppo. Successivamente, nell'episodio 5, a un certo punto, io con tutta la troupe di The Talent andiamo nella scuola dei ragazzi e iniziamo a intervistare un po'. Ok, vediamo. Sei Jody? Tu sei Jody? Il presentatore. Questa giacchetta così rossa. E tu sei Alex. Ci scommetterei. Ma loro sono le bad bitch, sì, tipo? Sì, sono le bad bitch. Ecco, ecco. E nell'episodio successivo, l'episodio 6, i ragazzi del gruppo degli Alex & Co. vanno direttamente al teatro in cui si terrà il talent. Ok. E incontrano me, che sono con la folla invisibilio e non vedo l'ora. Ah, attenzione, il re del palco. Comunque gli outfit un po' scadenti. Ma per ragazzi, sono ragazzini. Insomma, bisogna tenere sempre un certo stile. Valeria Ferragni qua ha comunque degli standard alti. Nella vita, imprenditrice digitale. Che figo lui però. Cioè, un bel ragazzo. Ah, oh, parole, ma veramente fai amore? Ma pensa a te. Jody! Ehi, c'è Jody. Ehi, c'è Jody. Quanto è carino. Dai, seguitemi che vi faccio strada. Jody, c'è Jody. C'è Jody, aiuto. Vocine. Eccoci, eccoci, siamo pronti. Guarda come è agitato. Ma pure con il completino bianco. Certo. Siete pronti? Con la gara vera e propria voglio... Sempre la leccata di vacca, cioè. L'anima del programma. Sono loro, sono i nostri giudici. Toccale, Lindas. Cosa vi spettinate? Le Lindas. Loro le hai votate sicuro. Ma io non dovevo votare. This gun is gonna be yours. Just signs and fans on a budget. Sono brave le Lindas, sono molto brave. Soprattutto anche quella che canta vestita di rosso. Brava. Sì. Io gelosina. Aspetta, aspetta. L'attrice che interpreta Rebecca in Alex & Co. è stata una mia ragazza importante nella mia vita. Siamo stati insieme e ci siamo conosciuti sul set di Alex & Co. Sì, ci sta. È molto carino. Che amore. No, sì. È cringe questo momento. Ma dopo che il regista mi ha fatto vedere il bellissimo bacio tra Rebecca e... lui ha visto la sua attuale fidanzata baciarsi con un altro sul set. Com'è stato? È stato tranquillo. Sì? Sì, c'è stato divertente. Ok. Strano però vedere la tua ragazza che bacia un altro e tu sei lì tipo... Ok. Signore e signori, 3, 2, 1, io ero dietro gli schermi del regista e ho visto questa cosa. Yeah! Yeah! Bye! Ok. Beh, comunque è vero strabello. Attenzione, attenzione! Volete sapere chi si aggiudicherà il titolo di The Talent, un contratto discografico e un tour europeo? No. Sì. Che faccia tipo Alex & Co. Non l'avrei mai detto. Tra l'altro io ho ancora da qualche parte, purtroppo non so dove, quel cartellino con scritto Alex & Co. Sì, nella busta. Quindi amore, cosa ne pensi di questa mia parentesi Alex & Co? Bravo, bravo, ci stava. A un certo punto però io sono finito a Roma e ho fatto un piccolo provino, per cui sono stato preso per una serie che invece era più big, in cui ho avuto un ruolo importante, che è Maggie e Bianca. Fe cosa? Maggie e Bianca Fashion Friends. Ok, ok. Allora ragazzi, Maggie e Bianca è andata su Rai Gulp, quindi ovviamente si può trovare su... Ci sono pure i piatti di Maggie e Bianca, ragazzi. Eh certo, c'è tutto di Maggie e Bianca. Io appunto ho già stalkerato tutti i video su YouTube in cui c'è lui, in cui recita in Maggie e Bianca, perché sono una stalker. Ciao, sono pazza e soffro di schizofrenia compulsiva. Sono pazza e soffro di schizofrenia compulsiva. E quindi niente, ti ho già ammirato, però ora lo vedremo insieme. Nella prima stagione, io verso gli ultimi episodi, vengo presentato insieme al mio gruppo dei Cool Ghost. E quindi vediamo il momento in cui entriamo nella Milano Fashion Academy. Episodio 21, nessuno dica Cool Ghost. Quanto sei stato sul set? Sul set sono stato un anno e mezzo. Un anno e mezzo? Sì, non tutti i giorni, però la lavorazione delle stagioni in cui io sono stato è passato dal 2016 al 2000, fine 2017. Ah però. Eccoci. Ragazzi, qua mi ricordo abbiamo fatto uno slow motion pazzesco. Vai. Ah, guarda che bad boy. Guarda che bad boy con la matita nera. No, vabbè. Sì. Un punk eri. Molto punk.
lei era innamorata di te. Sì, sì. Ah, così, proprio palese, ti amo. No, bella, no, bella, ci sono io. Ok. Carina la macchina. Nice camera. Ma vecchia. Io ho il nuovo modello. Ed è fantastica. La mia. Ah, guarda come fa. L'hai preso male. Guarda come fa lo sbruffone. No, ma... Però sta morendo per te. Modestamente. Vuoi immediatamente se ci tieni alla vita. Dice di mandare lui, Edu, a parlare con me, capito? Lei pazza tanto, pazza. Lei pazza di me, sì, sì, sì. Ciao. Ciao. Ho una conoscenza di un'amica che tu conosci, che vorrebbe appunto conoscerti perché si è pentita di averti conosciuto. Ascolta, se sei venuto qua ad offendere, stai attento. Ho una scarsa gestione dell'aggressività. No, 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 non sono venuto qui ad offenderti. Io che cerco un drink. C'è qualcuno qui? Un drink? Ci sono io. Puoi farci due spremute? Tutto. Spremute! Le spremute d'arancia! Vitamina C! Io vedo in copertina un bacio. Un bellissimo bacio con un'altra ragazza che non sono io! Di sapere che Maggie spesso faceva sogni ad occhi aperti in cui io ovviamente ero il protagonista. Posso? Su quel cerchio proietterò la tua foto. Grande, grandissima. Perché per me, Maggie, tu sei la cosa più bella dei mood boards. Ok, ok. Ma cosa... Non ti dimenticherà mai. Bellissimo, mi ricordo quale sirene marce. Sei super gozy quando ti arrabbi. Sei super gozy quando ti arrabbi. Bellissimo. Ecco, ecco, qua è bello, qua è bello. Sono io il tuo principe azzurro. No. Sono io il tuo principe azzurro. Sono io il tuo principe azzurro. Io sono il principe azzurro vero. Sono io quello vero. Falso. Ah, no, vabbè. Aspetta. No, no, no. Questo è uno dei momenti più alti. No. E poi ti lamenti del vestito da Stitch. Tranquilla. Vabbè, io non ma sono come gli altri qua gambe. Era lavoro. Non cammino all'indietro, ma solo lateralmente. Amore, sei fantastico. A fare il gambero sei veramente bravo. Che significa? Sono uno che sorprende, non che delude. anche qua. Sei tu, versione cartoon, videogioco, sì. Bellissimo. Lasciamelo. Uomini veri. Lasciamelo. Ragazze e ragazzi, nonni, nonni, istrici, criceti e australopitechi. Adesso è un momento molto delicato perché vedremo il bacio tra Andrew e Maggie. Ah, così nello sgabuzzino. Eh sì. Selvaggio. Lì c'è il vecchio contatore dell'elettricità. E allora? E allora se facciamo saltare il fusibile la scuola rimane senza corrente. E nessuno può fare un esame senza corrente, né gli altri né tu. Mi è venuta un'idea migliore. Baciamoci. Spero migliore di far saltare la corrente. No, l'esame non c'entra. No, l'esame non c'entra. E allora di chi è da parli? Qua. Un po'. La musichetta. Io mi mordo un po' il labbro. Attenzione! Ok. Dai, I limoni! Signora, i limoni! Signora, i limoni! Signora! Va bene, lo accetto. Richiameranno. Sicuro. Comunque, anche se non sarò promossa, È stato bello. Sì, è stato bello. E questo è stato il bacio. Però bene, non sai cosa è successo dopo il bacio. Siete andati oltre? First reaction, shock. Ma com'è stato baciare una persona così for acting? Ma in realtà abbiamo fatto in due take. Cioè vuol dire che ci siamo dovuti baciare solo due volte. Ah, ok. Vabbè, in realtà anche io per il libro l'ho dovuto fare. Ho dovuto fare baciare Alex. Che cacchio è? Cioè qua avevi preso la scossa. Ho preso la scossa perché praticamente volevo togliere la corrente alla scuola. Ok, ma che capelli lunghi avevi? Ecco perché non si usa più quel vecchio quadro elettrico. Maggie. Jacques! Andrew! Tu disagiatissimo! Cos'è successo? In Alex and Co avevi la leccata di vacca, qua c'hai il no, il cactus. Qua l'ho fatto perché... A dopo! Ho preso la scossa. Sì, c'ero arrivata, mio amore caro. È stato elettrizzante! Che battuta, attenzione! Quindi, una volta baciata Maggie, io mi sono messo con Maggie. Okay, e quindi okay. Abbiamo fatto una uscita a quattro. Nel bar della Milano Fashion Academy, che è stata un po' cringe, perché eravamo io, il mio socio dei Cool Ghost, che si chiamava Felipe,
e Maggie è bianca, quindi vediamo com'è andato l'appuntamento. Va bene, va bene. Guarda come sei affascinato. Che gentleman. Pensavo di togliersi la sedia, sarebbe stato divertentissimo. Quindi che prendi? Regola numero 7, decidi tu. Più psicopatica di me, ce ne vuole. Ma allora lo vedi che sei strana? Guarda che è un altro modo per dire che sei unica. Vabbè, anch'io sono strana. Lo prendo come un complimento. Sì, sembriamo noi, amore. Mai seri. Abbiamo ancora due cose importanti da vedere. Vediamo, la vediamole. La prima è la fine della seconda stagione. Ok. In cui io ho tradito Maggie. Nel senso che ho sabotato il suo progetto finale perché volevo vincere io come Cool Ghost, come Andrew. E quindi vengo espulso dalla scuola. Che bad boy. A me non mi tradisci però, vero? No, assolutamente. E qua è quando Maggie viene a scoprirlo e mi viene a redarguire. A redarguire, attenzione il lessico dantesco che spezza cuori. Meglio così. Sono stato espulso, cosa dovrei fare? Chiedermi scusa o dirmi che sono mesi che mi prendo in giro. Imbrogliare non premia. Imbroglione. Però dopo che me ne vado dalla Milano Fashion Academy nella seconda stagione, alla fine della seconda stagione, faccio un mio piccolo ritorno durante la terza stagione. E Maggie ovviamente è frastornata questa cosa perché si era messa con Jacques. Ah, brava, ha fatto bene, ha fatto bene. Il mare è pieno di pesci, ragazzi. Ah, eccolo, rieccolo. E tu come te la passi? Alla grande. E con Jacques? Guarda come indaga. Certo che indaga. Come vuole distruggere i nuovi amori. Vedo che qui è comunque biondo. Ci stava. Questo è un momento emozionale, guardate. Ok, ok, ragazzi, facci sognare. Mi hai dato fiducia anche quando non lo meritavo. Perché tu riesci a vedere il buono nelle persone, Maggie. Anche quando gli altri non lo vedono o non lo meritano. Infatti è per questo che sei grande, Maggie. So che sei ferita. Ma non lasciare che questo ti cambi. Tu sei speciale. Oh, che cucciolo. Love power. Oh, un messaggio. Telefoni dell'anteguerra. Devo andare. Ma credo che tornerò. Se per te va bene. Certo, tesoro. Ciao. Ciao. Quindi chiudiamo un po' questo momento Maggie e Bianca con io che dico che se a lei va bene tornerò. E chi lo sa se magari tornerò. Ah, ok. Perché questa è l'ultima stagione. L'ultima stagione, sì. Ok. Vedremo, vedremo se la dovrai ribaciare. Vedremo. Niente amici, questo video è finito, speriamo che vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio la coda di procione a casa. È stato molto divertente, ti dirò, sì. Indagare un po' su quello che hai fatto, sei bravo, un bravo. Grazie. Attore, George Clooney. George Clooney is inside! Non so cosa io stia dicendo, però vi salutiamo, vi mandiamo un bacio. Mua, e seguite Ready Music Play. Al prossimo video. Ciao. Ciao.